studio leggermente diversa dal solito, così tanto per variare, e mi piacerebbe leggervi l'incipit di alcuni dei miei libri preferiti. Di alcuni di questi ho già parlato nei miei video, specialmente nei miei primi video, quelli più vecchi. Vi ho fatto la recensione, ma ho pensato che la lettura di qualche riga appartenente alla prima pagina di ciascuno di essi potrebbe essere un ottimo incentivo per farveli conoscere e, perché no, chissà, per farveli anche amare. Il primo libro di cui vado a leggervi breve incipit è L'estate incantata di Ray Bradbury, considerato uno degli autori più classici di fantascienza, uno di quelli che ha aperto le porte della fantascienza anche a coloro che non avevano mai apprezzato precedentemente questo genere letterario. E questo libro è considerato un po' un'anomalia della fantascienza, perché è fantascienza ma anche no, e c'è qualcosa di sfumato, quindi non parla né di alieni né tantomeno di viaggi nel tempo, nello spazio, di astronavi o di guerre di mondi. La fantascienza che ritroviamo in questo testo è puramente onirica, se vogliamo, è di background alla storia, che in realtà è una storia quotidiana di un ragazzino. Il protagonista di questa storia è Douglas Spalding, appunto, come vi ho detto, un bambino di 12 anni. Lessi questo incipit quando anch'io ero ragazzina, infatti è un libro molto vecchio che risale a, probabilmente l'allegato del giornale L'Unità di tanto tempo fa. Addirittura risale al 1993 in traduzione di Giuseppe Lippi, che comunque è la stessa persona che poi si occupa degli Urania oggi, se non vado errando, i libri di fantascienza che si trovano in edicola. Questo libro inizia così. Era una mattina tranquilla e la città era ancora avvolta nel buio, infilata a letto. Il tempo diceva che era estate. Il vento aveva quel certo tocco e il respiro del mondo era lungo, caldo e lento. Bastava alzarsi e sporgersi dalla finestra per sapere che questo era il primo giorno di libertà e di vita, il primo mattino d'estate. Il secondo incipit che voglio leggervi è famosissimo, citatissimo ovunque, se lo googlate troverete una miriade di immagini che riportano contemporaneamente foto al limite del fantascientifico con questa frase che fa parte di questo incipit, e sto parlando di Neuromante di William Gibson. Se mi seguite da molto tempo sapete che è uno dei miei, boh, nella top 3 dei miei romanzi preferiti. L'incipit è veramente breve, in questo caso, infatti l'ho anche sottolineato, non so se si vede, ma è così efficace, così va subito dritto al punto nel mettermi nel mood di questa storia, che è difficile dimenticarlo. Il cielo sopra il porto era del colore di uno schermo televisivo sintonizzato su un canale morto. Altro incipit per me rilevante è quello di Paura di volare di Erika Jong, nota scrittrice femminista che con questo romanzo fece il botto e decisamente credo sia proprio quello più famoso della scrittrice. E già il titolo la dice lunga, io mi ritrovo tantissimo nelle paure della scrittrice, perché questo libro ha in sé un qualcosa di autobiografico, se non ricordo male, e, in quanto la protagonista del romanzo appunto ha paura di volare, ha paura di prendere l'aereo, esattamente come ne ho io. Quindi quando trovai per la prima volta da Feltrinelli questo libro, leggendo il titolo, dissi, accidenti, devo averlo, è mio, vediamo un po' di cosa parla. E appunto per convincermi all'acquisto, aprii, come si è soliti fare in questi casi, la prima pagina per leggere l'inizio. E mi trovai dinanzi a questo inizio. C'erano 117 psicanalisti sul volo della Pan American per Vienna e io ero stata in analisi da almeno 6 di loro. E ne avevo sposato un settimo. Dio solo sa se dovevo ringraziare l'inettitudine degli strizzacervelli in generale o la mia splendida, irriducibile resistenza all'analisi, ma sta di fatto che avevo ancora paura di volare, più di quando erano cominciate le mie avventure psicanalitiche, qualcosa come 13 anni prima. Un altro incipit che adoro è quello di uno dei miei romanzi preferiti, chiaramente, io alla fine molto spesso lo scelgo così, o tramite copertina o tramite incipit in genere, o la chiamata destinica che mi fa capire che il libro è quello giusto. E in questo caso il petalo cremisi e il bianco di Michael Faber. E l'incipit era qualcosa di sconvolgente, perché questo venne presentato come un romanzo scritto sulla scia dei romanzi vittoriani, però chiaramente scritto da uno scrittore contemporaneo, quindi con una serie di elementi in più che in un romanzo vittoriano voi non avreste mai trovati, primo fra tutti una continua citazione alla vita sessuale della protagonista, che è una prostituta. Ma l'incipit lascia assolutamente senza fiato, perché si dirige precisamente al lettore. Attento, tieni la testa a posto, ti servirà.
La città in cui ti conduco è vasta e intricata, e tu non ci sei mai stato prima. Puoi immaginare le altre storie che hai letto, di conoscerla bene, ma quelle storie ti hanno illuso, accogliendoti come un amico, trattandoti come se fossi uno del posto. La verità è che tu sei un alieno, in tutto e per tutto, arrivato da un altro tempo e da un altro luogo. Quando ho catturato il tuo sguardo la prima volta e tu hai deciso di seguirmi, probabilmente pensavi di arrivare qui e di sentirti a casa. Ma adesso ci sei davvero, in quest'aria fredda, tagliente, trascinato nell'oscurità più nera, e inciampi su un terreno accidentato, senza riconoscere nulla. Scrutando a destra e a sinistra, strizzando gli occhi contro il vento gelido, ti accorgi di aver imboccato una strada sconosciuta di case buie, piene di gente sconosciuta. E tuttavia, non mi hai scelto a caso. Direi che non c'è dubbio sulla città di cui si sta parlando, anche se non la nomina, almeno non all'inizio, è palese che si stia parlando di Londra. Per concludere, l'incipit di uno dei miei libri preferiti, questo anche molto in alto nella classifica del mio cuore, di cui non vi ho mai parlato perché l'ho letto davvero molto tempo prima che aprissi il canale. Mi piacerebbe qualche volta magari riprendere in mano la lettura e parlarvene, perché davvero è un romanzo degno di nota che devasta. E sto parlando del libro di Pasternak, Il dottor Givago. E l'incipit è questo, ed è bellissimo, è una poesia. Pasternak era soprattutto un poeta, oltre che un romanziere, per cui la stessa essenza delle sue parole, del suo testo, del suo romanzo, non sono mai svincolate dall'atto poetico. Mentre lui scriveva il romanzo, aveva in mente poesie, evidente dal modo in cui scrive, ed è ancora più evidente dall'incipit che vado a leggervi. Andavano e sempre camminando cantavano eterna memoria, e ogni pausa era come se lo scalpiccio, i cavalli, le folate di vento seguitassero quel canto. I passanti facevano largo al corteo, contavano le corone, si segnavano. I curiosi, mescolandosi alla fila, chiedevano: «Chi è morto?» La risposta era: «Givago». «Ah, allora si capisce!» «No, ma non lui, la moglie!» «Lo stesso! Dio l'abbia in gloria, gran bel funerale!» Scoccarono gli ultimi minuti scanditi, irrevocabili. La terra del Signore e la sua creazione, l'universo e ogni cosa vivente. Il prete, nel gesto della benedizione, gettò un pugno di terra su Maria Nikolaevna. Poi tutto prese un ritmo spaventoso. La bara fu chiusa, inchiodata, calata nella fossa. Tambureggiò la pioggia, delle palate di terra, rovesciata in fretta con quattro vanghe, sulla cassa finché non si formò un piccolo tumulo. Sopra vi salì un ragazzo di 10 anni. Soltanto quello stato di inebetito torpore che di solito prende alla fine di ogni imponente funerale poté creare l'impressione che il bambino volesse tenere un discorso sulla tomba della madre. Lui sollevò la testa e dal tumulo abbracciò con sguardo assente i deserti spiazzi autunnali e le guglie del monastero. Il suo volto camuso si contrasse, il collo si protese. Fosse stato un lupacchiotto a levare il capo in quell'atto, c'era da credere che avrebbe preso a ululare. Il ragazzo si coprì la faccia con le mani e scoppiò in singhiozzi. Muovendo verso di lui, una nube cominciò a colpirlo sulle mani e sul viso con le umide sferze di un gelido scroscio. Alla tomba si avvicinò un uomo in nero, con le maniche strette che tiravano i gomiti. Era il fratello della morta e zio del fanciullo che piangeva. Era il sacerdote Nikolai Nikolaevich, ridotto allo stato laicale a propria richiesta. Si accostò al ragazzo e lo condusse via. Con questo concludo questo mio breve video, spero che vi sia piaciuto. Scrivetemi nei commenti quali sono i vostri incipit preferiti, quali libri che avete apprezzato e adorato sono stati da voi scelti tramite le fatidiche 5-6 righe della prima pagina, che tanto mettono in crisi gli scrittori ma sono adorati da noi lettori. Con questo è tutto per oggi, vi saluto, vi ricordo la pagina Facebook, la pagina Instagram e quella di Twitter, e se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi se vi fa piacere, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!